Presidente di CEA Turismo Verde del Molise, le sue considerazioni. Ma allora, noi del Molise abbiamo colto subito al volo questa bellissima opportunità che ci ha offerto sia la CEA Abruzzo che la CEA Molise. Io, oltre a essere il presidente di Turismo Verde Molise, sono anche uno dei titolari dell'agriturismo La Ginestra, che siamo qui ospiti in questa bellissima struttura di La Brocca di Carla De Crescenzo. Rappresento oggi l'intero gruppo agrituristico del Molise. Cerchiamo di collaborare al meglio con i nostri cugini abruzzesi in modo di valorizzare sia le ricette tipiche tradizionali delle nostre nonne che quello dei nostri territori. Presidente di Turismo Verde, abbiamo ascoltato il collega del Molise, insomma, questa possibilità di incrementare la collaborazione tra le due regioni è importante. Certo, è fondamentale scambiarsi le proprie tradizioni, anche se diciamo siamo vicini di territorio, quindi penso che le nostre tradizioni siano simili, però poi ogni territorio c'ha la sua, insomma. Quindi questa collaborazione offerta dal CIPAT Abruzzo ci dà questa opportunità e quindi cerchiamo di cogliere il meglio di questa cosa, insomma. Claudio e Danina Pierdomenico vengono da Civitella Casanova in provincia di Pescara. Sono qui per questo incontro nel quale, insomma, non solo si scambiano ricette e modi di operare, ma si apprendono, come abbiamo ascoltato qualche istante fa, così, delle interpretazioni del proprio prodotto, in questo caso il formaggio, che possono aiutare a migliorare. Claudia, come hai vissuto questo incontro? Beh, d'altronde noi siamo qui proprio per questo, perché comunque dobbiamo migliorare in continuo, dobbiamo evolverci di continuo, e questo incontro con il signor Angelo è sempre proficuo, perché non è la prima volta che lo incontriamo, e il fatto che ci dia consigli per andare avanti nel modo migliore per noi è una grandissima soddisfazione. Grazie. Allora, ascoltiamo Danilo, che poi è quello che si occupa dell'azienda dall'aspetto più vigoroso. Lei è più dolce, deve fare le ricette, deve accontentare i vostri clienti, ma tu hai la cura dell'allevamento. Sì, ho circa una sessantina di capi di ovini. Ma è anche un allevamento di maiali, mi sembra di aver sentito. Sì. Circa una decina di maiali che poi trasformiamo in azienda e cerchiamo di accontentare i nostri clienti nel modo migliore possibile. È stata una giornata molto importante per noi, per guardare, sperando di migliorare sempre le nostre tecniche sia di allevamento sia di trasformazione dei prodotti. Questo è il motto dell'azienda proprio, lavorare come si lavorava in passato ma con le tecnologie moderne.